Grazie a chi ci sta guardando, grazie a Heinz Birbaum, presidente del Partito della Sinistra Europea, che è membro della Linke della Germania, a Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista in Italia. E con noi ci sono Franco Ferrari, Roberto Musacchio, che con me condurranno questo incontro a distanza che abbiamo voluto offrire per fare un po' un punto di ragionamento sulla situazione attuale nei vari paesi, a partire appunto dalla situazione in Germania. Chiederemo anzi, chiedo a lui di illustrare un po' quali sono le misure, qual è la situazione della pandemia in Germania e soprattutto, diciamo, vorrei chiedergli come presidente del partito della sinistra europea quali sono le iniziative, le possibilità di usare, tra virgolette, questa crisi per rafforzare il ruolo del partito che è un partito che si richiama appunto all'Europa e quindi qual è la dimensione della unità della sinistra in Europa per affrontare insieme questa sfida del coronavirus. Do subito la parola a Heinz prima di far passare poi la seconda domanda a Maurizio Acerbo, che ringrazio nuovamente. Heinz. Sì, grazie. Grazie per essere invitato a questo incontro. Purtroppo non è possibile di fare questo incontro in modo personale, però per video, però va bene lo stesso. Io vorrei cominciare con la situazione in Germania. Come in tutti gli altri paesi europei, ci sono delle misure drastiche per combattere questo virus. Forse un po' meno come in Francia, però ancora molto drastico. È interessante anche che la politica sta cambiando, perché adesso in Germania è sospeso il principio del bilancio in pareggio per dare soldi, stanziare soldi per combattere questo virus, perché noi siamo molto preoccupati, il governo è molto preoccupato per quanto riguarda la conseguenza per l'economia tedesca, perché l'economia tedesca è molto colpita di questa pandemia, perché il nostro sistema industriale è basato sulle esportazioni e in questo tempo è molto difficile, per questo è una situazione molto molto, molto difficile per l'industria tedesca. Però dall'altro lato, in particolare dal punto di vista della Linke, noi dobbiamo pensare in particolare ai lavoratori, perché quelli che lavorano o non possono più lavorare sono più colpiti, in particolare quelli che lavorano sotto condizioni precarie. E noi pensiamo in particolare anche alla protezione di quelli che lavorano nel settore sanitario, che sono molto a rischio per quanto riguarda questo virus. E perché noi come sinistra chiediamo una protezione molto chiara, molto netta per quanto riguarda i lavoratori e tutti quelli che lavorano in questi settori, che adesso sono importanti per il funzionamento della società. Naturalmente la situazione in tedesca ha sempre anche un impatto sulla situazione europea e purtroppo si deve dire che non c'è molta solidarietà da parte del governo europeo, del governo tedesco per quanto riguarda la situazione europea. Come voi sapete tutti che in particolare il governo tedesco, assieme al governo dei Paesi Bassi, è contro gli Eurobonds. Secondo me, gli Eurobonds sarebbero molto importanti in questo momento, sarebbero un mezzo molto semplice per un aiuto mutuo per tutta l'Europa. Sarebbe anche un'espressione di una certa solidarietà in Europa, e il governo nostro è contro, malgrado ci sono appelli anche da parte degli economisti
tedeschi, anche del mondo di cultura, intellettuali come Jürgen Habermas, per esempio, oppure artisti come Margherita von Trotta, sono a favore di questi Eurobond. Ci muove qualcosa in Germania, però fino adesso il governo è contro. Quello che è molto vergognoso è l'atteggiamento di una certa parte della stampa tedesca. Per esempio, la settimana scorsa Die Welt, un giornale molto conosciuto, però molto conservatore, molto di destra, ha dichiarato che sono contro gli Eurobonds perché questi soldi vanno in Italia alla mafia. Ma questa è una cosa incredibile, molto vergognosa. Hanno già fatto nel passato con la Grecia, perché hanno detto sempre che i greci non lavorano sufficientemente. Adesso dopo i greci pigri si parla degli italiani mafiosi. Io credo che questo è un atteggiamento veramente vergognoso. Per quanto riguarda la situazione in Europa, in particolare per quanto riguarda la sinistra europea, è chiaro che noi adesso dobbiamo impegnarci per una unità della sinistra più forte. Noi adesso, come partito della sinistra europea, stiamo elaborando una piattaforma per una politica della sinistra. Vuol dire chiaramente una protezione in particolare di quelli che sono i più colpiti, una solidarietà europea per quanto riguarda i soldi. Adesso c'è un po' questo pacchetto approvato dall'Eurogruppo, è un primo passo, sicuramente non sufficiente, però un primo passo. Noi lavoriamo per la solidarietà europea per quanto riguarda la protezione della gente. Però dall'altro lato è chiaro che questa crisi fa evidenti i deficit che noi abbiamo, che abbiamo di fronte, e sono le conseguenze di una politica neoliberista. Le conseguenze sono le privatizzazioni e la situazione nel sistema sanitario che non corrisponde alle esigenze poste da questa crisi causata del virus. E per questo credo che noi dobbiamo cogliere l'opportunità che ci offre anche la crisi per cambiare la politica, per impegnarci per un'altra politica, per una politica che fa la finita con la politica d'austerità e per un'altra politica attiva con investimenti nei servizi pubblici, in particolare in questo momento nel sistema sanitario, per però ci vogliono investimenti anche negli altri settori dei servizi pubblici, e ci vuole in particolare anche un altro modello economico-sociale in direzione di una trasformazione ecologico-sociale dell'industria e dell'economia. Credo che questa crisi ci offre anche una possibilità di cambiare radicalmente con questa politica, perché la crisi sta dimostrando molto chiaramente che siamo di fronte di un fallimento di questo modello, e per questo credo che è ora di impegnarci per un'altra politica, per una politica nell'interesse della gente e nell'interesse del futuro della società. Grazie Heinz, poi ci saranno, diciamo, le domande, si è aggiunta a noi anche Rosa Rinaldi, che ringrazio, sempre della nostra redazione di Transport. E Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista, la domanda è pressoché simile. In Italia noi siamo a casa da quasi un mese e mezzo, due, e quali sono, secondo te, le pecche di questa, dei provvedimenti finora qui presi, e come se ne esce? Qual è la proposta di Rifondazione Comunista per uscire fuori da questa situazione, diciamo, più a sinistra? E soprattutto anche a te la domanda:
come Rifondazione pensa, che cosa pensa dell'Europa e come pensa di poter agire sul piano europeo, quali pensa siano le cose giuste da fare a livello europeo. Ma innanzitutto mi associo a molte delle cose che ha detto Heinz e soprattutto voglio rivendicare una cosa importante, che in questo momento di divisione delle forze che fanno riferimento al neoliberismo, tutte costrette alla rissa e che si dividono su base nazionale, le forze della sinistra radicale, della sinistra europea invece sostengono un messaggio di solidarietà in tutti i paesi europei. Io credo che questo sia un fatto molto importante da sottolineare, perché quando si dice che i tedeschi sono tutti contro di noi italiani, l'intervento che ha appena fatto Heinz smonta questa retorica e diciamo che l'Europa è troppo a destra e quindi diventa incapace di essere unita, ma d'altronde lo dicemmo fin dal 1992 quando votammo contro il trattato di Maastricht, dicendo che quel modello di società di mercato che andava indietro rispetto alle conquiste delle nostre del movimento operaio europeo e delle nostre società del dopoguerra fino agli anni 70 avrebbe diviso l'Europa al posto di unirla. Questo voglio dirlo perché nell'informazione questo non si racconta e si sta alimentando un clima nazionalistico tra i vari paesi quando delle soluzioni ci sarebbero. Innanzitutto, se c'è un'Europa e tutte le classi dirigenti, non parlo qui tanto delle forze cosiddette sovraniste, io preferisco definire semplicemente di destra, ma parlo di quelle che esprimono la governance europea, votano la commissione di centrosinistra e centrodestra, bene, tanta retorica europeista, dopodiché si sono dimenticate che l'Europa ha una banca e questa banca, come tutta, accade in tutti i grandi stati, beh, dovrebbe in questo momento intervenire per finanziare l'economia reale. Poco fa, in una diretta sulla nostra televisione di Stato, in un momento di verità su Rai News 24, un economista italiano, Emiliano Brancaccio, ha detto, con le cui analisi insomma spesso concordiamo, ha segnalato che in questo trimestre ci sarà si registra un crollo della produzione e del PIL in tutto il mondo che non ha precedenti nella storia del capitalismo come trimestre. Ora, rispetto a una situazione di questo tipo, che le classi dirigenti europee non siano in grado di fare una svolta rispetto a quello che ai disastri che hanno già combinato in passato, dà l'idea di quanto ci sia bisogno di sinistra in Europa. Per quanto ci riguarda, io credo che uno, dobbiamo evitare di avere un facile ottimismo. Abbiamo già vissuto nel 2008 un'esperienza, una crisi globale alla quale non è seguita una svolta oltre i paradigmi e i dogmi del neoliberismo, ma anzi un inasprimento delle politiche neoliberiste come hanno che hanno pagato in Europa soprattutto i nostri compagni greci quando hanno tentato di rompere l'assedio trovando tutti i governi contro e trovandosi isolati, ma che hanno pagato anche gli italiani e comunque in generale le classi lavoratrici, le classi popolari con le politiche di austerity. Rischiamo che si faccia il bis e quindi non diamo nulla per scontato. Di sicuro accade nel senso comune che per la prima volta sono in crisi a livello di esperienza vissuta le chiacchiere che il neoliberismo ha ripetuto per 3 decenni in televisione. Uno, la centralità della sanità pubblica. Dopo 3 decenni di celebrazione di tagli del settore pubblico, adesso viene fuori e tutti sono costretti a ammettere che i sistemi reggono a secondo di quanto è forte o meno la sanità pubblica. Quindi questo ci dà un'occasione di rilanciare una battaglia che sia la regione della strage in Italia, la Lombardia, cioè la regione più ricca d'Italia,
una delle più ricche d'Europa, che sia parallelamente anche quella in cui c'è stata la maggiore privatizzazione della sanità, credo che sia abbia consenta un elemento di verità per aprire un discorso di massa fondamentale. Seconda cosa, nell'esperienza italiana ha contato moltissimo l'egemonia reale del padronato. Dopo anni e anni di chiacchiere sulla fine della lotta di classe, non si sono chiuse le fabbriche, non si è fatta la zona rossa nella zona più industrializzata d'Italia, cioè il bergamasco, il bresciano, e lì abbiamo una vera e propria strage. Anche adesso, nonostante il nostro governo, al contrario di quello Macron, abbia deciso il lockdown oramai da 15 giorni, la realtà è che metà delle imprese sono ancora aperte, perché appunto si è andati a maglie larghe ed è in corso una campagna pazzesca. Ultima cosa e chiudo: prima la salute del profitto, andiamo a prendere i soldi dove ci sono. C'è un altro tema per l'Italia. È vero che noi dobbiamo respingere la propaganda che si fa in Germania per le politiche ordoliberiste, quindi gli italiani, i greci, spendaccioni, eccetera. Però è ora anche il caso che si dica che chi si è arricchito negli ultimi 10 anni di crisi, il 10% più ricco della società, paghi il costo della crisi attraverso in Italia una imposizione patrimoniale e un'imposizione fiscale progressiva sul serio come non c'è mai stata. Grazie Maurizio anche per la sintesi del discorso, tutto molto chiaro. Io darei la parola ai nostri partecipanti della redazione, Roberto Musacchio per primo, se vuoi. Sì, proprio brevemente, giusto delle domande. La prima, per Heinz, ma anche per Maurizio, riusciamo finalmente anche a rompere la gabbia di Maastricht? Ecco, questo è un tema, diciamo, molto politico ma concreto. Io penso anche nelle cose che diceva da ultimo Maurizio, in questa storia che non si riescono a chiudere le fabbriche, c'è dentro tutta la logica di Maastricht, cioè l'idea dell'Europa come mercato, e questo mercato non ha nessun elemento di solidarietà, anzi al contrario, rischia che tu rimani aperto perché hai paura che qualcun altro rubi le tue commesse, addirittura le tue commesse dal punto di vista della richiesta di merci. E dall'altra parte non è riuscito neanche a distribuire i materiali sanitari essenziali. Allora lo chiedo in particolare ad Heinz, insomma, riusciamo in qualche modo a mettere in discussione i fondamenti? E la seconda questione, entrambi dovremmo provare a ripensare questa società. Voi dite tutti e due, io non vorrei che loro, cioè questo sistema che hanno costruito, stia pensando a come rendere noi adattabili alle difficoltà che il sistema incontra, e vorrei invece ripensare il sistema, possiamo provare a farlo insieme. Ecco, sono due temi che vi propongo entrambi. Sì, raccogliamo altre domande. Rosa, se vuoi. Che in questi ultimi anni e in questo ultimo periodo abbiamo almeno due lezioni che come sinistra europea dovremmo assumere anche per rilanciare e potenziare il nostro punto di vista politico. La prima lezione l'abbiamo presa dalla Grecia, dove abbiamo visto il ruolo che non ha saputo avere l'Europa, che è appunto un ruolo monetario, un ruolo, diciamo, che non guarda al sociale, e comunque, diciamo, è stata una diretta sull'Europa quello che è accaduto alla Grecia. Così come questa volta parliamo di una epidemia che non riguarda un solo paese, che riguarda l'Europa e che riguarda anche il mondo. E se di fronte ad una situazione come questa che stiamo attraversando, l'Europa non è in grado di assumere la necessità di una risposta che sia all'altezza della crisi e della pandemia che stiamo vivendo, io penso che
questo faccia riflettere molte, molte persone. Per questo noi dobbiamo sorvegliare a che non accada appunto quello che è già successo con la Grecia. Noi dobbiamo sorvegliare al fatto che i paesi, le persone che poi vivono nei diversi paesi vengano strozzate, quindi diciamo questa diventi un'occasione per indebitare le persone e i paesi. Quindi in questo senso mi interessa la presenza di Heinz molto da questo punto di vista, e noi ne discutiamo molto qui a Transform, capire come a livello europeo il partito della sinistra europea, se si vuole anche nell'istituzione Parlamento europeo, noi assumiamo questo punto di vista in modo radicale nella battaglia, nell'indicazione degli strumenti, altrimenti non ci rimane che, diciamo così, impiccarci al MES che noi viviamo appunto come un elemento di grande pericolo. Finito. Grazie Rosa. Franco, per ultime domande. Sì, io provo a introdurre, potrà essere solo accennato al massimo, a introdurre un'altra dimensione che è quella più globale, perché mi pare che questa crisi, partita dalla Cina, poi ha coinvolto l'Europa, ora gli Stati Uniti, potrebbe anche modificare o comunque mettere in discussione certi assetti internazionali che vanno al di là anche dell'Europa. Mi sembra che la Cina, da un lato, punti per un aspetto a rilanciarsi come paese in grado di punta sul terreno delle tecnologie, e dall'altra a difendere una globalizzazione buona, cioè una collaborazione fra tutti i paesi, partendo dall'idea che alla fine questo può servire a tutti. Mentre dall'altra gli Stati Uniti, in questo momento, almeno finché c'è Trump, e non sappiamo se ci sarà fino a novembre o ci sarà per altri 4 anni, punta a un'idea di una globalizzazione e di un capitalismo in cui, come dire, ogni Stato si impone in termini di rapporti di forza rispetto agli altri e dice: prima ci sono io e tutto il resto viene dopo. Ora, rispetto a queste due ipotesi, diciamo, queste due strategie, questi due posizionamenti, l'Europa come soggetto complessivo manca, almeno a me sembra, insomma, nel senso che ognuno cerca di giocare le sue carte in termini economici. E credo però anche da questo punto di vista una sinistra alternativa radicale debba provare a dire in questa partita quale può essere il nostro ruolo. Grazie Franco. Darei ordine inverso, la parola prima a Maurizio per le risposte e poi subito dopo ad Heinz. Prego Maurizio. La questione che poneva Franco, innanzitutto, mi sembra che noi dobbiamo continuare a sostenere un ruolo dell'Europa e poi dentro gli spazi dei singoli paesi, che sia quello della cooperazione. E, tra l'altro, tutto quello che sta accadendo, non ne abbiamo parlato finora, ma ci ricorda anche quanto sia obsoleto alla NATO. In questo momento è emerso che, faccio notare che gli Stati Uniti hanno mandato le truppe mentre c'è la pandemia mondiale in Colombia, che senza che se ne sia discusso per nulla sulla stampa, le TV italiane, ma presumo anche tedesche e degli altri paesi europei, è diventato paese membro dell'Alleanza Atlantica, la Colombia, credo 2 anni fa, e quindi se si verificasse un conflitto al confine tra Colombia e Venezuela, noi italiani, tedeschi, francesi e compagnia saremmo coinvolti attraverso questa alleanza, la cui funzione oramai davvero non si capisce qual è. Quindi rispetto al tentativo che è forte di usare anche il coronavirus per inasprire i rapporti con la Cina, io credo che dobbiamo operare in senso totalmente contrario. Questo non ha nulla a che fare con l'abbracciare il socialismo con caratteristiche cinesi, ma semplicemente favorire la cooperazione tra i popoli e politiche che vadano verso il multilateralismo e quindi anche un ordine mondiale diverso da quello attuale.
Io vi ricordo che noi abbiamo respirato lacrimogeni e preso un sacco di manganellate da Genova a Praga e tante altre città europee quando chiedevamo che il commercio mondiale avesse delle regole etiche fondate sui diritti ambientali, i diritti sociali, i diritti del lavoro, quello che non si è voluto fare. E quindi noi non, anche in questo caso non dobbiamo farci tirare dentro diciamo al partito di Trump, che non so in Germania, ma in Italia nella grande stampa è molto forte, anche perché abbiamo il più grande gruppo capitalistico un tempo italiano, adesso hanno la sede all'estero, una sede legale, la ex Fiat, i cui quotidiani ogni giorno sembrano un bollettino dell'ambasciata americana. Per quanto riguarda la questione posta da Roberto e anche da Rosa, io credo che il punto sia questo: uno, evitare come la peste l'identificazione tra Unione Europea e Europa, perché qui ci sono decisioni che sono da un lato ci sono decisioni che molto spesso sono intergovernative, ma poi abbiamo dei trattati che fin dall'inizio abbiamo definito sostanzialmente anti-europei. Quindi questo è il momento per andare all'offensiva contro l'architettura di questi trattati, che impedisce sostanzialmente che ci siano discorsi comuni tra i popoli europei e la costruzione anche di un superiore livello di integrazione. Su questo io credo che noi dobbiamo essere forti. Quello che possiamo fare è che nel DNA del Partito della Sinistra Europea, ma anche della storia del movimento operaio nella sua parte più felice, non certo quella delle guerre mondiali, e credo una cosa, e cioè sviluppare una nuova resistenza europea, vedere in che forma riuscire a dare vita. In parte si è cominciato con questo appello per l'intervento della BCE che hanno firmato, promosso da Heinz, da Paolo Ferrero e altri esponenti della sinistra europea, a cui tutti noi abbiamo aderito. Io credo che noi dovremmo riuscire a fare in modo che in tutti i paesi europei ci sia, anche in forme visibili in questi giorni, una mobilitazione su comuni parole d'ordine per dare l'idea della necessità di una rottura col passato e di una risposta di sinistra progressista democratica alla crisi che stiamo attraversando, che anche sul versante climatico, che l'aveva anticipata come crisi globale, diciamo, il dato che viene diffuso, io non sono scienziato, quindi non so quanto corrisponde alla realtà, ma lo prendo per buono, che ci sarebbe anche una correlazione tra maggiore diffusione del coronavirus, del contagio, e inquinamento da particelle, da PM10, quindi da inquinamento ambientale, dà l'idea di quanto tutti i problemi siano connessi, e quindi la rottura dell'Europa di Maastricht possa significare e sia una necessità per costruire un'Europa dei popoli, che è quella per cui ci siamo sempre battuti. E in questo credo che il massimo di collaborazione e di collegamento tra di noi in tutti i paesi europei sia fondamentale, e il partito della sinistra europea possa fare un grande salto, perché io chiudo ricordando che nel 2015, come partito della sinistra europea e quindi singoli partiti dei vari paesi, ci mobilitammo tutti per essere solidali con la Grecia. Se vi ricordate, lo slogan era "cambiamo la Grecia", cioè per cambiare l'Europa. Però in qualche maniera dicevamo ai cittadini degli altri paesi europei: facciamo qualcosa per la Grecia. Adesso la pandemia è globale, riguarda tutti, è un problema di tutti, perché voglio dire, una cosa è la Grecia, se l'Italia entra in una recessione pazzesca, anche l'industria tedesca, qualcuno dovrà pure esportare quello che produce, via discorrendo. Allora a questo punto io credo che abbiamo invece la possibilità di dire a tutti i cittadini europei e in tutti i paesi c'è una risposta che tutti uniti possiamo dare, ed è diversa da quella che stanno dando i nostri governi in questo momento, e quindi anche fondamentale il ruolo che svolgerà il GUE in questa vicenda, in collegamento con il partito della sinistra
europea. Magari lancio un'idea ad Heinz. La prossima volta che c'è una riunione organizziamo un controvertice collegati da tutti i paesi europei, vediamo cosa fare, una maratona europea che talloni i nostri governi, anche per rendere più forte, diciamo, l'unico governo dentro il quale in questo momento ci siamo come quello spagnolo, e non vorrei essere camicia dei compagni di Izquierda Unida e Podemos che stanno in quel governo in questo momento. Ottimo suggerimento, personalmente lo appoggio totalmente. Adesso la parola ad Heinz per le risposte. Grazie, molto bella la proposta di fare un controvertice. E sono d'accordo con tutti voi che ci vuole un'altra cooperazione europea, in particolare per quanto riguarda la sinistra. Credo che questo sia cruciale. E sicuramente si deve rompere con la logica di Maastricht, però è veramente una grande sfida, molto difficile. Io vedo come processo. Cominciamo con alcuni passi concreti. Per esempio, adesso ci sono, come già detto, delle opportunità per cambiare la politica. Questa non è l'intenzione della Commissione europea. Loro vogliono ritornare allo stato che abbiamo avuto prima. E credo che il dovere, il compito della sinistra di non ritornare a questa politica neoliberista che abbiamo avuto. Noi dobbiamo veramente cambiare la politica, cominciando con alcuni, diciamo, passi molto concreti. Adesso si sta sospendendo il patto di stabilità. Credo che non è sufficiente, deve essere cancellato. Deve essere cancellato anche il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Questo è un primo passo, credo che è molto, molto importante. Un altro passo decisivo sarebbe di cambiare il ruolo della Banca Centrale Europea. E in questo contesto, Maurizio ci ha parlato di questa petizione di cambiare il ruolo della Banca Centrale Europea, di utilizzare i soldi della Banca Centrale Europea per finanziare direttamente un miglioramento del sistema sanitario, del settore sanitario, e di utilizzare questi soldi anche per un cambiamento per quanto riguarda il nostro modello economico-sociale, più ecologico, più sociale, eccetera. Credo che questo è anche un passo molto concreto che possiamo fare. In questa direzione dobbiamo lavorare, e credo che può darsi che alla fine ci sarà anche un cambiamento più profondo per quanto riguarda la politica europea, però io, come già detto, lo vedo come un processo. E per questo è sicuramente molto importante una collaborazione più forte della sinistra europea. Credo che è molto decisivo, cruciale anche la cooperazione tra il gruppo della sinistra nel Parlamento europeo, tra GUE e NGL e il Partito della Sinistra Europea. E dobbiamo superare le divisioni che ci sono ancora. È il momento di superamento delle divisioni della sinistra, un deficit purtroppo molto quello che è molto caratteristico per la sinistra, che ci sono sempre queste divisioni, però adesso è l'ora di superare queste divisioni, di fare una cooperazione più ampia. Credo che anche il foro europeo che ci sarà, speriamo, in novembre per la quarta volta, ci sarà un'altra possibilità per una cooperazione più ampia,
non solo per quanto riguarda le forze della sinistra, ma anche con le altre forze progressiste, con Verdi, eccetera, eccetera. Credo che abbiamo bisogno di una cooperazione molto larga, molto, molto ampia. E secondo me è il momento di farlo, e credo che adesso, per quanto riguarda la sinistra europea, ho già detto che stiamo lavorando per una piattaforma per la sinistra europea, per tutta la sinistra europea, per affrontare la sfida della crisi, però anche per cambiare la politica per la situazione dopo. C'è questa possibilità, c'è questa opportunità. Io sono molto d'accordo anche con Franco per quanto riguarda la dimensione globale, però per la dimensione globale è decisivo il ruolo dell'Europa. Questo è fino adesso un grande difetto per quanto riguarda la situazione globale. È chiaro che siamo di fronte a una situazione veramente globale, perché la crisi colpisce tutto e abbiamo anche economicamente un intreccio tra diverse economie, e per questo credo che ci dobbiamo avere anche questa dimensione globale. E come sinistra europea abbiamo un bel rapporto con la sinistra in America Latina, per esempio. Adesso sta migliorando anche la cooperazione con la sinistra negli Stati Uniti, nonostante che adesso non c'è più Sanders come candidato per la presidenza, però credo che ha cambiato molto la politica del Partito Democratico in conseguenza della campagna per Sanders negli Stati Uniti, e per noi ci sarà una possibilità di intensificare la cooperazione anche con la sinistra in America e negli Stati Uniti, non solo con America Latina. E per questo credo, tutto sommato, dobbiamo cominciare con la unità della sinistra in Europa, che sarà decisiva anche per una cooperazione più globale. Come già detto, le possibilità ci sono in una situazione molto difficile, però noi come sinistra dobbiamo cogliere queste opportunità. Grazie, grazie Heinz, grazie a tutti voi. Questo, come sapete, è uno dei passi, diciamo, che come Transform stiamo facendo, cercando di mettere intorno a un video, in questo caso non intorno a un tavolo, punti di vista e opinioni diverse, e continueremo il nostro lavoro per far sì che la dimensione europea sia sempre più la dimensione della politica anche nel nostro paese, in Italia. E permettetemi di ringraziare Heinz a nome dell'Italia. So che in questo momento, diciamo, come italiani e tedeschi abbiamo un difficile rapporto, sì. E quindi lo ringrazio doppiamente per aver accettato. Però Heinz è un italo-tedesco, dai, oramai. Bene. E quindi il nostro ringraziamento è doppio. Ci sentiamo ancora, e penso che useremo ancora l'opportunità di avere questo canale con Heinz per vedere i passi, appunto, che il Partito della Sinistra Europea farà nel prossimo futuro, e ci auguriamo di vederci presto dal vivo qui da noi. Grazie ancora. Vediamo. A tutti per aver partecipato. Grazie a voi. Ciao. Ciao.